Buonasera, rieccoci qui per un'altra puntata, la seconda di Sport Divagando. Speriamo che martedì scorso la nostra trasmissione vi sia piaciuta e che siete qua ancora per ascoltare le nostre divagazioni sullo sport. Vogliamo parlare di contratti questa sera, non spaventatevi, non tireremo in ballo la Fornero, Monti, i sindacati, che peraltro sembrano aver trovato un accordo e scongiurato lo sciopero a sigle unificate del 13 di aprile, ma vogliamo parlare dei contratti dei calciatori, perché se pensate che il grosso privilegio sia lo stipendio, beh, vi sbagliate. Vi faccio un esempio che calza tra l'altro a pennello in questo momento, il momento del calcio scommesse. È scoppiata l'ennesima bolla dall'estate scorsa, se ne sono sentite un po' di tutti i colori, tantissimi giocatori coinvolti e sentiti dai pubblici ministeri. Beh, sappiate che anche quelli indagati continuano a percepire regolarmente lo stipendio dalla società che li ha in rosa, anche se è la stessa società che magari hanno danneggiato con il loro comportamento, perché il rischio per le società è quello di incorrere in punti di penalizzazione da scontare poi in classifica con tutte le conseguenze del caso. Abbiamo deciso di parlare di questo argomento con un avvocato che prima di essere avvocato è stato un ex calciatore professionista. Si chiama Cesare Di Cintio, attualmente consulente legale del Novara e ci parla in questo modo del contratto dei calciatori. I rapporti contrattuali sono regolati sia da una legge, che è una legge che è stata approvata ed è entrata in vigore nel 1981, quindi è la legge numero 91, e ad oggi sono passati più di 30 anni, è una legge che necessita di un restyling da questo punto di vista perché i tempi sono cambiati e sono cambiate anche le situazioni a livello calcistico. Inoltre, i rapporti contrattuali tra società e calciatori sono regolati dai contratti collettivi. Devo dire che il contratto collettivo attuale, per quanto riguarda la Serie A, è stato sottoscritto in un tempo in cui i problemi del calcio scommesse erano semplicemente paventati e non erano attuali. Oggi credo che quando si dovesse andare a rinegoziare il contratto collettivo, che è in scadenza a giugno, per quanto riguarda le società di Serie A, ovviamente dovrà essere presa in considerazione anche questa ipotesi, cioè l'ipotesi del giocatore che infedelmente pone in essere delle azioni a scapito della propria società. Le società però qualcosa possono fare, o almeno stanno tentando di fare. Il Novara, per esempio, ha deciso di monitorare le scommesse sulle proprie partite in modo da tutelare o comunque ridurre al minimo i rischi della responsabilità oggettiva. Allora, il Novara da questo punto di vista è la prima società al mondo ad aver attuato un sistema di questo genere, perché nel momento in cui in società abbiamo avvertito il problema, la proprietà mi ha chiesto di strutturare un meccanismo di tutela della società in casi di frode in competizione sportiva. Noi ricordiamo che la frode in competizione sportiva innanzitutto è un reato, ma costituisce anche un illecito disciplinare che espone la società a rischi di responsabilità oggettiva nell'ambito sportivo, con possibilità di penalizzazioni, ma anche possibilità di retrocessione all'ultimo posto e quindi danni economici di notevole rilievo. Ovviamente diventa difficile monitorare il comportamento del calciatore durante la settimana. L'unica cosa che possiamo fare, dopo uno studio che abbiamo potuto fare, anzi dopo uno studio approfondito, è quello di monitorare le nostre partite. Il fatto di avere un costante controllo di ciò che può accadere su una gara mette in condizione la società di poter intervenire ed avvertire anche gli organi di competenza. Quindi, fin tanto che il contratto collettivo non verrà rivisto e rinnovato, così come diceva l'avvocato, a giugno di quest'anno, le società possono fare poco, ma qualcosa possono fare per monitorare, per esempio, l'andamento delle loro scommesse ed eventualmente organizzarsi di conseguenza. Il Novara Calcio ha deciso di farlo e l'avvocato ci spiega come. Le partite vengono quotate 5 giorni prima dell'evento sportivo, quindi 6 giorni prima dell'evento sportivo noi incarichiamo questa società esterna, che non è un bookmaker, ma è un'associazione di diritto belga senza finalità di lucro. È una sorta di federconsumatori dedicata al gioco d'azzardo connesso agli eventi sportivi. Quindi, detto questo, mandiamo questa comunicazione a Federbet. Federbet inizia il monitoraggio della partita, quindi la partita viene quotata e durante tutta la settimana viene monitorato l'andamento di questo dato numerico. Si arriva quindi al sabato, il sabato ore 19 finisce il primo momento.
dove riceviamo una relazione nella quale Federbet comunica se vi è stato qualche andamento anomalo o meno. In caso di discesa clamorosa delle quote significa che c'è un pesante flusso di denaro su un determinato tipo di risultato, quindi significa che molti scommettitori vanno a scommettere su una determinata partita, il che significa che potrebbe essere un campanello d'allarme. Ove ciò si dovesse verificare, Novara immediatamente si assume l'onere di avvertire immediatamente gli organi di competenza, cioè la Procura federale. Poi inizia la seconda fase, cioè dalle ore 19 al fischio di inizio abbiamo il prepartita. Anche in questo caso, in caso di variazione di quote, avremmo una comunicazione da fare alla Procura federale. E poi c'è il live. Durante il live, in ogni partita, su ogni campo di Serie A e Serie B, c'è un esponente della Procura federale al quale si consegnerebbe brevi mano questa relazione. Un accorgimento che per ora ha adottato solamente il Novara, una delle società più piccole e appena arrivate in Serie A. Non i grandi club, che comunque la storia ci ha dimostrato non sono immuni dal fenomeno calcio scommesse, che però fino ad ora non si sono mossi. Allora, voi dovete sapere che l'articolo 7 dello statuto nuovo della FIGC obbliga le leghe, le società, a porre in essere dei meccanismi di autocontrollo e di prevenzione. Questo lo statuto è stato approvato il 20 giugno del 2011, cioè immediatamente dopo l'entrata in vigore del calcio scommesse. Ecco, alla luce di questo io sfido a trovare quante società si siano uniformate a questo dettato. Quindi a oggi in Italia un meccanismo di controllo su una problematica così specifica l'ha messa in atto soltanto il Novara Calcio. Come si spiega questa cosa? Perché solo il Novara si è mosso in questa direzione? Ma innanzitutto perché abbiamo avvertito un problema e non lo vogliamo negare. Qualcuno in passato, giusto il giugno scorso, ha detto che si trattava di quattro sfigati, uso un termine poco giuridico, ma qualcuno aveva detto questa frase. In realtà quando il problema si è presentato, come società, non si è voluto negare il problema. Il calcio scommesse è ciclico, ovviamente non potremmo intervenire su ciò che è successo in passato, perché è chiaro, ciò che abbiamo predisposto vale per il futuro, ma proprio la ciclicità di questo problema vogliamo che ponga la società al riparo di qualsiasi rischio. Vi do un dato statistico, cioè, da quando abbiamo comunicato che è in atto questo sistema antifrode, le partite del Novara sono quotate ad una certa cifra, certo dato, 5 giorni prima, e la quotazione delle stesse è medesima alla fine della partita. Come ci ha detto l'avvocato, il problema calcio scommesse in Italia è un problema ciclico. Non è la prima volta che succede e potrebbe anche non essere l'ultima. Il primo grande scandalo risale al 1980, si era a pochi mesi dal campionato europeo che si sarebbe svolto proprio in Italia e scoppia il caso calcio scommesse, coinvolte diverse società fra A e B, su tutte poi rimarranno nei ricordi il Milan e la Lazio che furono retrocesse in Serie B. Ma a questo punto qualcuno, visto che si parla di scommesse, è pronto a scommettere sul fatto che in Italia il calcio scommesse si possa mettere a tacere definitivamente? Io no, ma l'avvocato di Cinzia sembra più ottimista di me. Visto che siamo parlando di scommesse, se lei potesse scommettere sul fatto che il calcio italiano possa diventare un calcio pulito, ci scommetterebbe o no? Io oggi ci scommetto per un semplice motivo, perché frequentando questo mondo per la prima volta dopo tanto tempo ho sentito in una riunione di Lega un presidente di una società, grande società italiana, augurarsi la vittoria del Milan in Coppa dei Campioni, in Champions League. Questo vuol dire spendere il prodotto calcio italiano a livello internazionale. Cioè oggi bisogna cambiare mentalità. Il fatto che le società sportive italiane vadano avanti nelle coppe europee e il Milan per esempio vada avanti mentre l'Inter sia fuori dalla competizione deve portare l'Inter, come effettivamente oggi è, a tifare per il Milan, perché il ranking UEFA ti permette di scalare delle posizioni a livello di nazione, e di poter guadagnare posti per la Champions League. Quindi il prodotto calcio italiano oggi si trova ad essere sottostimato
perché ovviamente è afflitto da mille problemi, però c'è anche un problema a livello tecnico. Oggi la Premier League è assolutamente il campionato più bello da vedere. Se voi guardate una partita di Premier League, l'arbitro fischia forse 15 volte il primo tempo e altre 15 il secondo tempo. Altra mentalità, poche polemiche, tanti scontri fisici e molto leali. Stadi bellissimi. C'è la Ligue 1, cioè il campionato francese, che ha fatto passi da gigante da questo punto di vista. La Bundesliga, che ci ha superato in termini di ranking UEFA. E ovviamente c'è la Liga. Il contesto in cui si giocano queste partite sono gli stadi. È come andare a teatro. Io posso andare a teatro a vedere una bellissima recita, ma è chiaro che se il teatro me lo mettono e mi danno poche comodità per assistere a questa recita, diventa forse meno bella anche la recita. In quante volte siamo andati a vedere un concerto allo stadio e perché la scenografia era una scenografia particolarmente importante, ne ha beneficiato anche il cantante che magari in quel momento non cantava una bellissima canzone. Quindi il cambio di mentalità passa anche attraverso investimenti sulle strutture. Torniamo sempre allo stesso punto. La struttura oggi dà valore alla società. Se la società non ha valore, è chiaro che il prodotto calcio è vuoto. Io ho la fortuna di rappresentare una società molto all'avanguardia da questo punto di vista, e quindi l'idea che noi abbiamo, che il Novara ha come società, è di vendere uno spettacolo che sia credibile. Poi lo spettacolo in campo può essere bello o brutto, perché le capacità economiche ti permettono di poter garantire allo spettatore l'apporto di prestazioni da parte del giocatore di altissimo, medio o bassissimo livello. Ma è chiaro che il tifoso, quando viene allo stadio, non deve avere il sospetto che la partita non sia genuina, perché le società sportive vendono spettacolo. Lo dimostra il fatto che il 75% degli introiti e del fatturato della società sportiva è data dagli introiti dei diritti televisivi, il che significa che uno spettacolo non è più uno sport e basta. Non è più solo uno sport, è anche spettacolo. Se questo sia un vantaggio o meno, noi lo lasciamo decidere a voi. Torniamo dopo la pubblicità per continuare a parlare di scommesse. Abbiamo iniziato parlando di scommesse, vorremmo occuparci anche in questa seconda parte di scommesse un po' particolari. Per esempio, non tutti sanno che una delle scommesse più vecchie, naturalmente non la più vecchia, ma forse una delle più famose, sta alla base anche di un libro molto bello, da cui poi è stato tratto nel 1956 un film. E mi riferisco al Giro del Mondo in 80 giorni di Jules Verne. Il mondo è piuttosto grandino, dopo tutto. Lo era 100 anni fa, ma ora non lo è più. Si può fare il giro del mondo oggi in 3 mesi. In meno, per essere precisi, in 80 giorni. Vuol dire un completo giro intorno al mondo in 80 giorni? Proprio così. Oh, dice delle sciocchezze. No, no, può anche avere ragione. La ferrovia indiana peninsulare è aperta 15 giorni fa, accorcia il viaggio di molto. L'ho letto nel Daily Telegraph. Oh, il diavolo di Daily Telegraph, io dico che è impossibile. Niente è impossibile. Quando la scienza alla fine conquisterà il cielo, sarà possibile fare il giro del globo in 80 ore. È un sogno meraviglioso, ma io sto parlando di oggigiorno e dico che non c'è nessuno che possa fare il giro del mondo in 80 giorni. Sono d'accordo. Se anche si potessero ottenere delle coincidenze perfette in ogni punto, rimarrebbero i tifoni, i naufragi, i ritardi imprevisti. Ho incluso gli imprevisti. Sì, vorrei vedere lei a farcela in 80 giorni. È convinto che non potrei? Al punto che sarei disposto a scommettere 5.000 sterline contro di lei. Mi faccia capire bene, Steward. Sta formalmente sfidandomi a intraprendere un viaggio intorno al mondo in 80 giorni? E come? E sono pronto a provare quanto ho detto firmando un mio check in questo momento. Molto bene, accetto. Ma dico, è assurdo. Lo scherzo è durato anche troppo. Un gentiluomo non scherza mai su una scommessa. Ora, signori, io ho depositato alla banca Bering la somma di 20.000 sterline e sono pronto a rischiarle parte o tutte su questa scommessa, cioè che io posso fare il giro del mondo in 80 giorni, vale a dire in 1920 ore o 115.200 minuti. Qualcun altro oltre a Stewart vuole partecipare? Beh, non scommetto spesso, ma se lei vuol fare delle scommesse temerarie che non potrà mai vincere, temo che sarò costretto ad accettare. Accetto anch'io. Anch'io. Cosa fai tu, Ralph?
La mia dipendenza dalla Banca d'Inghilterra mi impedisce di scommettere, ma come membro di questo club potrei, viste le speciali circostanze. Allora è deciso, ci stiamo tutti. Sì. Il Giro del Mondo, un mito per tanti, il libro è di fine 800, esattamente del 1873. Le innovazioni tecnologiche avevano permesso di accorciare di molto questo tipo di impresa, un'impresa che al giorno d'oggi si può fare naturalmente in molto meno. Ci sono addirittura alcune compagnie aeree che si sono messe d'accordo e c'è un biglietto che si chiama appunto Round the World, il Giro del Mondo, che permette di mettere a segno questa impresa. Naturalmente poi ognuno valuta i propri tempi e i propri modi, e sui modi e sui tempi si potrebbe veramente aprire un panorama illimitato. C'è chi questo Giro del Mondo ha provato a farlo in mongolfiera, in barcavela, c'è chi invece ha messo a segno un vero e proprio, una vera e propria impresa, e faccio riferimento a un canadese che è partito il 18 agosto del 2000, e qui vediamo nelle immagini anche parte del suo percorso, e ha percorso 75.000 chilometri attraversando 64 paesi. Naturalmente ci sono delle tratte, come avete potuto vedere, che non poteva fare a piedi perché il collegamento non c'era, e però ha attraversato 64 paesi, chiudendo dopo 11 anni il suo Giro del Mondo. Aveva una finalità benefica quello che stava facendo Jean Béliveau, 56enne appunto canadese, autore di questa impresa. Con il suo viaggio lui voleva sollecitare tutti a vivere in pace e a lottare soprattutto per un progetto in favore dei bambini, un progetto che naturalmente grazie alla sua impresa è stato anche portato a termine. 11 anni, un mese e 28 giorni esattamente ci ha impiegato, più di una cinquantina di paia di scarpe ha dovuto investirci, però è riuscito in questa grandissima impresa, un'impresa che appunto ha visto molti altri cimentarsi nel fare il Giro del Mondo. Forse quello che è rimasto nei nostri occhi, non perché l'impresa l'ha compiuta realmente, ma perché l'ha compiuta in un film che sicuramente ha divertito molti, è Forrest Gump. Quel giorno, non so proprio perché, decisi di andare a correre un po'. Perciò corsi fino alla fine della strada. E una volta lì, pensai di correre fino alla fine della città. Il presidente Carter, per un collasso, è svenuto tra le braccia degli agenti. E una volta lì, pensai di correre attraverso la contea di Greenbow. Poi mi dissi, visto che sono arrivato fino a qui, tanto vale correre attraverso il bellissimo stato dell'Alabama. E così feci. Corsi attraverso tutta l'Alabama. E non so proprio perché continuai a andare. Corsi fino all'oceano. E una volta lì mi dissi, visto che sono arrivato fino a qui, tanto vale girarmi e continuare a correre. Quando arrivai a un altro oceano, mi dissi, visto che sono arrivato fino a qui, tanto vale girarmi di nuovo e continuare a correre. Quando ero stanco, dormivo. Quando avevo fame, mangiavo. Quando dovevo fare... insomma, la facevo. E così, lei ha corso e basta. Già. Pensavo tanto a mamma, a Bubba e al tenente Dan, ma soprattutto pensavo a Jenny. Pensavo tanto a lei. Da più di 2 anni ormai, un uomo di nome Forrest Gump, un giardiniere di Greenbow in Alabama, fermandosi solo per dormire, corre attraverso l'America.
Il servizio è di Chaspin. Per la quarta volta nel suo viaggio attraverso l'America, Forrest Gump, un giardiniere di Greenbow in Alabama, oggi sta per attraversare di nuovo il fiume Mississippi. Che mi venga un colpo, Forrest. Perché corre? Lo fa per la pace nel mondo. Lo fa per i senza tetto. Corre per i diritti delle donne. Oppure per l'ambiente. O per gli animali. Non riuscivano a credere che uno poteva correre tanto senza una ragione particolare. Ma perché fa questo? Avevo voglia di correre. Avevo voglia di correre. Avevano voglia di correre e la voglia di correre sta veramente contagiando tantissime persone, sono sempre di più gli aderenti alle maratone anche a livello amatoriale. Beh, se avete questa passione e volete cimentarvi, non perdetevi l'appuntamento il 15 di aprile con la Milano City Marathon. Riparte il 15 aprile la Milano City Marathon, la gara podistica lombarda giunta quest'anno alla 12ª edizione e che l'anno scorso registrò la presenza di oltre 4.000 persone. Quest'anno le tre domeniche a spasso ospitano tre grandi eventi sportivi. Abbiamo visto il mese scorso che è una formula che piace moltissimo ai cittadini e quindi anche il 15 aprile ci sarà la possibilità di girarsi questa bella città a spasso, a piedi, in bicicletta. Ma si potrà anche vedere e assistere a uno degli eventi più prestigiosi sportivi di questa città, perché la maratona sarà molto bello per chi la corre, correrla in totale libertà, non più con le macchine che suonano per poter passare, ma con, io mi auspico, cittadini festosi che incitino chi corre. Sarà molto bello per chi invece non corre osservarli. Vi ricordo che nel percorso della maratona, che si snoda per appunto 40 km della nostra città, sono previsti aree di intrattenimento, palchi dove si esibiranno artisti, quindi sarà veramente una grande festa che unisce le due anime della città. Quest'anno protagonista sarà la regione, che ospiterà nel nuovo Palazzo Lombardia nei giorni prima della gara il Marathon Village, 1700 metri, dove gli atleti si potranno preparare per la partenza fissata il 15 aprile da Rho. È un appuntamento molto importante e rilevante per vari motivi. Innanzitutto perché sono le tre istituzioni locali che collaborano, la provincia, il comune e la regione. Si mettono insieme forze che del passato erano divise, Expo 2015 con RCS, con la Gazzetta dello Sport, con Albertis, per fare un grande evento a Milano. Ed è importante che questo grande evento avvenga anche in un giorno in cui a Milano ci sarà la città a spasso, cioè la città senza auto, e quindi si eviteranno anche quei contrasti, quelle gelosie tra automobilisti e pedoni, e maratonete potranno fare la loro gara, la loro competizione, la loro sana competizione senza problemi con il traffico. E infine è rilevante che tutte queste grandi forze si sono messe insieme su un tema che è il futuro di Milano e il futuro di Expo 2015, quella dell'alimentazione sana, quella dello sport competitivo ma sano, quello del benessere per tutti. E di sport competitivo ne vedete parecchio anche su Video Star Sport, le CN630 del vostro telecomando. Vediamo qualche appuntamento. Questa sera, per esempio, appuntamento col volley femminile, vi proporremo gara 3 della semifinale scudetto giocata dalla Yamamai contro la Rebecchi Piacenza, gara che ha fruttato alla squadra di Busto Arsizio la qualificazione, la possibilità di giocarsi per la prima volta nella sua storia la finalissima scudetto, che si sta svolgendo proprio in questi giorni contro Villa Cortese. Poi giovedì sera vi riproponiamo un derby di football americano fra le due squadre merighine, vale a dire i Rhinos e i Seamen, un derby veramente avvincente che ha visto i Rhinos puntarla di un solo punto, 34-33, dopo una bellissima rimonta. Quindi per gli appassionati anche questo un appuntamento da non perdersi. E poi torneremo con la pallavolo sabato sera. Perché? Perché abbiamo detto ci sono due squadre lombarde che si stanno giocando la finale scudetto, vale a dire la Yamamai Busto Arsizio e Villa Cortese. Ancora non si sa quale sarà l'esito. Se una delle due se la sbrigherà velocemente, noi potremo addirittura proporvi la gara decisiva, quella che regalerà lo scudetto a una delle due. Se invece saranno ancora in ballo e saranno ancora giocando, dovrete accontentarvi sabato sera di una partita delle tante che si stanno giocando per l'assegnazione dello scudetto. Io vi ricordo
ad un altro appuntamento, perché adesso io me ne vado, ma riapparirò alle 21 perché parliamo di calcio. Ieri sera la Pasquetta non c'è stato, ma martedì sera, stasera alle 21 ritorna per parlare di quello che è successo in questo campionato spezzatino, con un po' di gare giocate giovedì, alcune venerdì, altre sabato e qualcuna anche il lunedì di Pasquetta, tra Serie D e Eccellenza. Quindi noi ci rivediamo fra poco, grazie per la vostra attenzione, buona serata.